Continuando il nostro viaggio ideale nel territorio della provincia di Chieti, coperto dalla banca BCC di Sangro Teatina, oggi ci fermiamo nel cuore della provincia, nella zona Atessa, Tornareccio, Altino. Anzi, voglio cominciare proprio da qualcosa di piccante, anzi non piccante, di dolce, perché Altino è la terra del peperone dolce. Vedete, un peperone particolarissimo, perché quando si pensa all'Abruzzo si pensa al peperone piccante, giustamente, ma provando ad immaginare cosa sarebbe la cucina, la nostra cucina, senza il peperone, senza il peperone estivo, quello rosso, quello dolce, che si presta a tantissime cucine, fritti, con la frittata, con un sugo con il peperone, e poi proviamo a pensare il brodetto senza il peperone. Ecco, il peperone che diventa un simbolo, ma diventa anche un gusto particolare che a volte ci appassiona. Io so che anche che ci sono stato, perché è una cosa molto interessante, ad Altino nel mese di agosto si celebra anche una bella festa, la festa del peperone rosso. Beh, continuando, arriviamo alla città più importante della zona, che è Atessa. Atessa è una città difficile da raccontare così in poco tempo, perché da un punto di vista gastronomico è ricchissima di prodotti, soprattutto prodotti dell'agricoltura. Ad Atessa, tra l'altro, c'è una caratteristica, che gli abitanti di Atessa vengono chiamati, credo, mangiafigori, mangiafighi, proprio perché i fichi in questa terra sono particolarmente buoni. Ma non è soltanto, non sono soltanto i fichi che interessano e che si coltivano in questo territorio delizioso, ma questo territorio vocato davvero all'agricoltura, alla frutta, alla verdura. Le rape dell'Osento, del fiume Osento, hanno un sapore particolarissimo. E poi pensiamo a tutti gli ortaggi che vengono coltivati e la frutta che viene coltivata nella valle del Sangro e dell'Osento. Ecco, qui diciamo così che Atessa si può dire che il punto di riferimento e anche di smistamento, perché so che ci sono diversi imprenditori della zona che sono dei colossi proprio nel campo ortofrutticolo. Ecco, qui in questa terra si trasformano anche i prodotti dell'agricoltura, e mangiare i fichi ad Atessa, piuttosto che magari assaggiare una fetta di pomodoro sul pane, oppure altri prodotti dell'agricoltura, non è chilometro zero, ma è centimetro zero, perché proprio cotti e mangiati. C'è la pesca di Atessa, la pesca di quella zona, che è una pesca dolcissima, un nettare, veramente una chicca, ed è davvero un peccato non provarla e non assaporarla nei diversi modi, sia fresca, sia macedonia, sia anche fatta a marmellata. L'ultima tappa del viaggio odierno è Tornareccio. Tornareccio, che potrebbe essere definita la città del latte e miele, perché a Tornareccio il latte è particolarissimo, tanto è vero che i latticini di Tornareccio sono famosissimi. Non c'è mensa importante dove magari non si riceva, si ricevono le trecce di Tornareccio, e poi le mozzarelle, le fior di latte e tutti i prodotti caseari che in questa città vengono prodotti in modo eccezionale da diversi produttori. E poi, dulcis in fundo, Tornareccio, la città del miele per antonomasia. Il miele è fonte di vita. Pensate che il miele, hanno trovato in alcune tombe romane del miele ancora commestibile. Il miele, tanto diciamo che non scade mai, ma soprattutto il miele è buonissimo ed è ci aiuta nella vita comune, soprattutto questo caldo, un po' di miele ci aiuta a tenersi un pochettino più forti. E poi la gastronomia col miele, la gastronomia non soltanto quella dolce, dove sarebbe è piuttosto banale, perché col miele i dolci più squisiti si fanno col miele, e i nostri antenati, quando non conoscevano ancora lo zucchero semolato e raffinato, usavano il miele per addolcire qualsiasi dolce. Ma una visita a Tornareccio è interessante, perché si riescono a scoprire dei piatti, tra l'altro che non fanno parte dei dessert, dei dolci, con il miele, che è un elemento importante. E primi piatti, secondi piatti e anche antipasti. Credo che una visita a Tornareccio valga proprio la pena.